fortunatamente infezione, ma se è opposto all'acquisto della macchina per il recupero dei cambi temperatori, io parlando con il direttore generale, insomma, ho detto, guarda, il giorno che qualcuno di noi si ritrova una vita spavolata, questo si va finalmente ricercare tutto quest'anno, lei sa che non è stato fatto niente per avere una macchina che ci consentisse di salvare la vita. Non entriamo nei dettagli di queste metodiche perché non abbiamo ovviamente tempo, però è importante sapere che esistono avanti di questo per minimizzare lo tempo di tanto. D'altra parte bisogna, dall'altra versante, ridurre il consumo di ossigeno. Quei pazienti che sono sopravvissuti con valori di 1,6, 1,8 di emoglobina hanno dovuto ovviamente appoggiarsi a un valido, validissimo centro di terapia intensiva, perché al di là di quella che può essere l'utilizzazione dell'ipotermia intraoperatoria o postoperatoria, c'è il discorso della possibilità del blocco neuromuscolare della sedazione, compito degli anestesisti. Si può arrivare a bassissimi valori di emoglobina quando esiste che l'immunità di terapia intensiva in grado di sopperire a questa necessità. L'altra possibilità che abbiamo, importante, quella di aumentare la quantità di ossigeno nel sangue. Questo può essere fatto semplicemente in tutti i centri di animazione, con l'ossigeno terapia della ventilazione meccanica, aumentando la quantità di ossigeno somministrata, ma i due campi, uno già comincia a essere in fase avanzata di utilizzazione e l'altro invece in fase 2, ve lo posso dire, in fase 2 negli Stati Uniti, l'emoglobina ottenuta da DNA ricombinante, dei vettori artificiali di ossigeno, certo presto potrebbero risolvere notevolmente il problema di sinonimo. Non c'è scritto il prosorti A è superato, è un farmaco che praticamente viene utilizzato soltanto in diagnostica. Invece esiste un nuovo sostituto artificiale, il fluorocarbonato, che ha una più alta concentrazione, ha tutta una serie di qualità, per cui è effettivo come trasportatore di ossigeno, di cui cominciano a uscire i primi lavori sull'utilizzazione di vita. La prossima. Sono sostituti dei globuli rossi. Se ne fondo la massimizzazione della produzione di sangue. Questo è un discorso veramente grosso, il tempo è diventato concesso da chi mi ha invitato e poi mi ha detto una settimana fa e non mi avete chiesto di parlare di tutto, ma tanto era finito il tempo, per cui è chiaro che noi fino a qualche tempo fa per far aumentare la quantità di prodotti nel periodo preoperatorio, nel periodo post-operatorio, avevamo queste cosette qui, insomma, la parentela totale con l'interazione del folio, il contenere di 12 e 0. Dopo di tempo è entrata in uso l'eritropoietina. L'eritropoietina esiste una letteratura immensa a questo punto, a uso di Medline, stato chiamato la parola di dati. Una cosa è certa, io vi posso dire un dato che secondo me è estremamente interessante, nel maggio 94 è uscito questo lavoro sul Archival Surgery, nel quale si presentano da Pittsburgh 4 trapianti di fegato compiuti su testimone di Genova, dei quali 3 eseguiti senza una goccia di sangue comodo. Nella preparazione del paziente c'era l'eritropoietina. Sufficientemente alto da andare ad avere una sicura serenità dell'intervento. Tutti gli interventi risolti con successo. Non vi sto parlando di altro, qui il discorso dei stimolatori della produzione delle cellule del sangue adesso si fa estremamente più interessante. Perché voi sapete che le linee cellulari sono 3, non ci sono solo i globuli rossi che importano, e qui il discorso va oltre la chirurgia, va nell'oncologia, nella terapia di medicina interna. Oggi sono già disponibili l'eritropoietina come fattore di crescita delle cellule della linea rossa. Gli stimolatori della linea delle cellule bianche,
il GCSS, praticamente serve la granulocitochina, fattore stimolante cronico granulocitare, e recentissimamente, dopo la ricerca, ho fatto una ricerca per la mia università, in Irlanda esiste una letteratura immensa sulle trombochine. Questo veramente sarà un superamento impressionante, perché si sta finalmente raggiungendo l'utilizzazione di un fattore di crescita selettivo delle piastrine, che non è poi selettivo delle piastrine, in quanto si è visto che induce la crescita anche delle altre guelline ematiche. Questo aggiornerà moltissimo il trattamento della terapia neoplastica, perché il tumore, quando voi sapete si deve produrre una notevole soppressione midollare, che fino ad ora non c'era niente per farvi partire poi le cellule. Siamo in fondo, avanti, però devo dire che esistono, grazie all'internet, esiste oggi la possibilità di farsi una cultura immensa, da poter accedere a ricercatori di ogni parte del mondo, dalla Russia all'America Latina, agli Stati Uniti, all'Europa, e basta cliccare con un mouse in quel punto e semplicemente vi viene chiesta la parola su cui volete fare ricerca. L'ultima, noi all'Università di Pisa, proprio in questi giorni ci sta discutendo sulla possibilità di realizzare il primo sito in Europa, che dovrebbe chiamarsi Open Center of Bloodless Medicine, al quale attuirà tutta la conoscenza italiana e mondiale, e ricercabile per via un semplice computer cioè su dove stiamo, non solo per informare sull'esperienza mondiale dei diversi centri di ricerca, ma anche per informare sulle esperienze dei vari centri locali.